Ciao amici e bentrovati a Doppio Espresso, l'italiano in corso. Io sono Elena e questo è un inizio di estate molto caldo qui in Italia, a Milano. Tempo di estate, tempo di parlare di indicatori spaziali. Cosa sono gli indicatori spaziali? Ebbene, se comprendete un po' il significato della parola, sono quegli avverbi, cioè parole che accompagnano il verbo, che indicano appunto, cioè ci dicono dove si trova nello spazio un determinato oggetto, una cosa, una persona, quant'altro. Allora, due oggetti possono essere vicino o lontano. Un oggetto può essere davanti o può essere dietro. Può essere sopra, può essere sotto. Ma vediamo insieme la presentazione didattica e poi ne parliamo. Chiedere e dire dove? Gli indicatori spaziali. A cosa servono? Gli avverbi di luogo ci dicono dove si trova un luogo, una persona, un oggetto. Gli avverbi di luogo accompagnano i verbi di movimento, andare, venire, eccetera, e di stato, essere, trovarsi, eccetera. Quali sono? Vediamo quelli più usati. Davanti, dietro, di fronte, di fianco, dentro, fuori, sopra, sotto. Davanti. Dove sei? Sono davanti alla libreria. Ti aspetto. Dietro. Dove sono Anna e Enrico? Sono dietro al lenzuolo. Di fronte. Dov'è la terrazza dell'albergo a Bellagio? La terrazza è di fronte al lago. Di fianco. Dove si trova il campanile? Il campanile è di fianco alla chiesa. Dentro. Dov'è seduto il custode? Il custode è seduto dentro al salone. Fuori. Dov'è il parco? Il parco è fuori dal palazzo. Sopra. Dov'è la chiesetta? È sopra le montagne. Sotto. Dove si è nascosta Laura? Laura si è nascosta sotto la coperta. Gli avverbi di luogo per trovare sempre la strada. Bene amici, questa era la presentazione degli indicatori spaziali, cioè quelle parole che ci spiegano dove si trovano le cose, le persone o in questo caso Benny, che forse sentite in lontananza, che è sul divano. Allora, qualche piccolo esempio per vedere se abbiamo compreso questi primi indicatori. La macchinina è davanti alla Statua della Libertà. La macchinina è dietro la Statua della Libertà. La macchinina è di fronte, si guardano in faccia, di fronte alla Statua della Libertà. La macchinina è di fianco, uno in fianco all'altro, è di fianco alla Statua della Libertà. La macchinina è sopra la Statua della Libertà. La macchinina è sotto la Statua della Libertà. La Statua della Libertà è dentro alla macchinina. La Statua della Libertà è fuori dalla macchinina. Questi erano alcuni piccoli esempi un po' buffi per parlare di un argomento come la grammatica, che non è spesso divertentissimo, ma attenzione. Cercate di ricevere queste informazioni per completezza degli indicatori spaziali. Dunque, davanti a, dietro a, di fronte a, dentro a, fuori da. Ok? Vi entrano un po' queste cose? Abbiamo tutto il tempo del mondo, un tempo molto caldo in questo periodo dell'anno qui a Milano. Se vi è piaciuto questo video, pollici su,
Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale, riceverete la notifica per ogni nuovo video e i vostri commenti sempre qui a Doppio Espresso, l'italiano in corso. Io sono Elena, ciao ciao!